Ciao a tutti, ben ritrovati e benvenuti sul mio canale. Sono Angela, una pasticciona in cucina e oggi ho preparato l'insalata di pollo. Vi auguro una buona visione. Per la ricetta avremo bisogno di due patate medie, due carote e un petto di pollo da 300 grammi circa. Adesso inizierò andando a sbucciare e a pulire le carote, vi risparmio il passaggio. Quindi, dopo averle sbucciate e lavate, vado a tagliare le verdure in maniera un po' grossolana, non fate i pezzettini piccoli, poi capirete il perché ve lo spiego. E li metto direttamente all'interno del cestello del cuocheo. Fate un po' di spazio al centro e adagiate il petto di pollo in questo modo. Perché ho tagliato le verdure un po' grandi? Perché praticamente, essendo un petto di pollo, dovrò fare una cottura a vapore leggermente più lunga rispetto se fosse stato il petto di pollo tagliato a fettine, perché con il petto di pollo a fettine sarebbero stati sufficienti 10 minuti di cottura, quindi patate e carote le avrei tagliate un pochino più piccole, ma in questo caso faremo una cottura leggermente più lunga. Nella pentola del cuocheo vado a versare 200 ml di acqua. Se sono leggermente di più non succede niente, però la quantità di 200 ml è la quantità minima per permettere al cuocheo di andare in pressione. Posiziono all'interno il cestello, vado direttamente a chiudere. Ora mi sposto su un manuale, cottura a pressione, portate il tempo, come vi ho detto prima, faremo una cottura più lunga a 20 minuti. Date l'ok, avvio immediato, il coperchio era già chiuso, quindi non mi scrive di chiudere il coperchio e quindi aspettiamo il termine della cottura. Ci vediamo dopo. Mentre il cuocheo ancora sta cuocendo tutto quanto, ho preso un tritatutto, all'interno verso un po' di olive denocciolate. Si può fare anche con un coltello a mano, volendo. Gli do una leggera tritata. Cottura terminata, andiamo ad arrestare il cuocheo. Ed andiamo ad aprire. Trasferite le patate con la carota all'interno di una ciotola. E con una forchetta andiamo a schiacciarle.
mettetele da parte. Ora vado a tagliare il petto di pollo a strisciolina, a pezzettini, insomma, così, vedete? Allora, vado un attimino ad insaporire le patate con le carote con un po' di sale, aggiungo il pollo che abbiamo tagliato. Metto un altro pochino di sale. Mi do una girata. Ora vado ad aggiungere le olive, quelle che abbiamo tritato prima. Utilizzo anche un po' di insalatina di verdure. Ed ora dovete aggiungere la maionese. Era iniziato con 3 cucchiai, se serve bisognerà aggiungerne altra. Se le avete, mettete anche qualche cetriolino, un paio, li tagliuzzate a pezzettini e li aggiungete. Cioè io vi sto facendo una versione molto basic, diciamo. Ok, a maionese per me siamo a posto. E adesso questa qui la dovete far riposare in frigorifero fino al momento di servirla. Minimo sempre 2 ore, 2 ore, 2 ore e mezza. Il video termina qui, se vi sono stata utile come sempre vi chiedo di lasciarmi un like, se è la prima volta che capitate qui sul canale iscrivetevi, per le notifiche c'è la campanellina rossa sotto al video.
ricordo che nell'info box vi trascrivo gli ingredienti e a me adesso non rimane che augurare a tutti quanti voi un buon appetito, un bacione, un abbraccio a tutti, ciao ciao e alla prossima ricetta.